Eccoci, buongiorno a tutti amici di Vesuvio Live. Oggi siamo in diretta con Livio Ferraro, responsabile di... Livio Ferraro è responsabile delle relazioni estere della formazione executive presso la IP Business School di Napoli. Beh, innanzitutto delineiamo un po' il tuo percorso professionale. Chi è Livio Ferraro? Come si è formato e in che cosa? Grazie Martina. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. Sì, io quando a questa domanda rispondo sempre dicendo che io ho una bella storia da raccontare, nel senso che sono un napoletano che dopo una laurea in ingegneria è andato fuori Napoli, ha girato il mondo, ho lavorato a Parigi, a Budapest, in America, Bruxelles e altre parti, adesso non le ricordo tutte, comunque in diversi paesi europei, e sono stato poi a Milano per 4 anni. Improvvisamente poi dopo circa 12 anni ho sentito il richiamo della mia terra e quindi ho deciso di lasciare le multinazionali e lasciare un lavoro a Milano per tornare a Napoli come professionista e dedicarmi a un progetto per la città di Napoli, per i ragazzi di Napoli e non solo, quindi questo progetto appunto dell'IP Business School. Bello. Quindi hai deciso di fare qualcosa per la tua città, di mettere tutta questa esperienza a disposizione di Napoli. Esatto, sì, perché di base sono fermamente convinto che poi chi ha avuto tanto da Napoli, anche in termini di formazione, deve in qualche modo poi restituirla. E secondo me è il momento che i professionisti, quelli veri, che sono in giro anche per il mondo, si prendono un po' sulle spalle anche lo sviluppo e il progresso di questa città, che ha delle risorse incredibili, a volte anche nascoste, ma io per esempio Martina dico sempre, da quando sono tornato ho scoperto una Napoli che non conoscevo, una Napoli che a volte non viene raccontata ma soprattutto non viene valorizzata. Immagino la Napoli e il tessuto imprenditoriale che noi abbiamo. Considera solo una cosa, che la Campania è la terza regione in Italia per numero di aziende nel programma di Borsa Italiana Elite, che è il programma di Borsa Italiana che forma aziende che poi verranno quotate in borsa. La Campania è terza dopo il Veneto e la Lombardia, cioè vuol dire che abbiamo un tessuto imprenditoriale che lotta tutti i giorni nascosto e che è veramente di eccellenza. Questa è solo una delle tante cose che ho scoperto della mia Napoli quando sono tornato qui come professionista abbracciando il progetto dello sviluppo dell'IP Business School. E anche l'IP Business School è una realtà che non sempre è conosciuta dai napoletani stessi. È una scuola di eccellenza manageriale che è stata inserita tra le migliori 100 scuole al mondo secondo il QS Ranking, uno dei ranking più famosi internazionali, in area finanza e rischio. Cioè noi abbiamo a Napoli una delle migliori 100 scuole al mondo in area finanza e rischio e molti non lo sanno. Quindi diciamo, ecco perché dico che ci sono dei tesori nascosti, però va bene così, siamo qui anche per farle vedere queste cose. Ecco, questi spazi servono proprio anche a questo. Beh sì, per valorizzare queste risorse incredibili che abbiamo. Esatto. Quindi esatto. La IP Business School in sé come funziona e che tipo di formazione offre? Allora, l'IP Business School è una realtà, come già avevo detto, d'eccellenza, ma secondo me d'eccellenza non solo il modo con il quale noi diamo formazione, ma è anche d'eccellenza il modo con il quale noi coinvolgiamo i ragazzi. Perché vi dico questo? Perché noi nasciamo come un ente no profit. Di base abbiamo un sistema di contributi da parte di oltre 280 aziende del tessuto italiano e internazionale, veramente anche multinazionale, aziende di consulenza, Big Four, quant'altro, che grazie al contributo di queste aziende si permette ai ragazzi che partecipano ai nostri master di chiedere un piccolo contributo a copertura veramente neanche dei costi che noi sosteniamo per la formazione. Cioè, vi faccio un esempio, noi abbiamo un costo allievo che è di circa 10.000 euro e riusciamo, grazie al contributo delle aziende partner, a chiedere
in alcuni casi fino a un massimo di 3.800 euro per un master che dura 6 mesi, che viene riconosciuta come, come ho detto, come un'eccellenza internazionale, e che porta poi ai ragazzi a fare effettivamente un ascensore. Noi chiamiamo sempre, noi siamo un ascensore sociale, no? Abbiamo avuto persone che figli di artigiani e quant'altro, che si sono ritrovati nel giro di 4 anni ad avere dei ruoli da professionisti in grandi aziende. Ai nostri ragazzi infatti insegniamo tantissimo, ecco perché le aziende ce lo riconoscono. Oltre la crescita professionale, una crescita personale fortissima. Noi abbiamo un metodo che lo chiamiamo Growing Human, che consiste nel far frequentare ai ragazzi dei corsi di teatro per imparare il body language, per imparare tutto l'aspetto di comunicazione verbale e paraverbale. Facciamo delle giornate, noi chiamiamo Eticamp, che consistono nel raccontare ai ragazzi dei concetti di business ethics. Abbiamo degli ospiti internazionali che vengono e che danno vita a questo modulo di business ethics che si sofferma sull'etica del lavoro e su come essere degli ottimi professionisti, coincidendo tutta una serie di fattori, tra cui anche per esempio la famiglia e il lavoro. Abbiamo delle iniziative, abbiamo uno sportello di mentoring dove con un'autovalutazione assistiamo i ragazzi nel superare quelli che sono dei limiti personali che la loro mente impone a loro stessi, ma che possono essere tranquillamente superati, come la gestione dell'ansia, dello stress e quant'altro. Quindi facciamo delle cose, credetemi, quando un responsabile di qualche multinazionale viene qui in IPE, abbiamo avuto per esempio grandi responsabili di Morgan Stanley, di grandi banche d'affari, quindi quando arrivano in IPE, vedono questo istituto, chi siamo, cosa facciamo, la risposta che a volte abbiamo, che non è tanto bella, ma fa capire un po' lo spirito, è: ma siamo a Napoli? Questo è quello che mi dicono. E io dico: sì, siamo a Napoli, perché Napoli è questa. E quindi con orgoglio stiamo portando avanti questa scuola, che oramai sull'aspetto neolaureati è abbastanza consolidata nel tessuto industriale italiano, forse meno conosciuta dalle persone che dalle aziende. Invece adesso ci stiamo anche allargando, vogliamo fare di più, e stiamo lanciando a breve una scuola internazionale per manager d'azienda, la cosiddetta IPE Executive. Di base, quello che vogliamo realizzare è un polo di formazione manageriale internazionale che possa formare la classe dirigente delle imprese del territorio e non solo. Noi partiamo dal presupposto che le aziende hanno bisogno di formazione. Se voi vivete un'azienda, una multinazionale in altri contesti, la formazione è molto valorizzata, no? Consideriamo quanti manager hanno MBA, corsi pagati anche centinaia di migliaia di euro, non dico decine, centinaia di migliaia di euro, perché la formazione effettivamente crea valore per la persona, soprattutto per l'azienda. Allora, quello che noi crediamo fortemente è che con una formazione per manager di azienda si può creare un volano di valore per le imprese del nostro territorio, che devono competere in un mercato globale in continua evoluzione e internazionale. Questo è quello che vogliamo realizzare con l'IPE Executive. Ma ecco, qua c'è una grande notizia che non so quanti conoscono, e che per farti capire un po' anche le nostre ambizioni, poiché vogliamo lanciare questa scuola, stiamo lanciando per manager d'azienda, abbiamo chiesto aiuto, indovina a chi? Ai migliori al mondo, all'OIESE Business School. L'OIESE Business School, per farvi capire, è la scuola numero uno al mondo per la formazione manageriale da 6 anni, secondo il Financial Times. È un'eccellenza veramente internazionale, a campus di tutto il mondo, a New York, Madrid, Barcellona, Tokyo, Rio de Janeiro. È una business school di quelle, chi la conosce sa che stiamo parlando di qualcosa che è posizionata addirittura più alta di Harvard, ok? Ebbene, noi abbiamo chiesto, sì, noi abbiamo in formazione executive, l'OIESE batte Harvard, batte Oxford, e abbiamo chiesto a loro una mano e loro hanno accettato. Quindi è nata un'iniziativa di mentorship tra l'OIESE e l'IPE, appunto per creare questo polo manageriale di formazione executive. Quindi questa è una cosa che ci rende orgogliosi, e nei prossimi anni sono convinto che realizzeremo qualcosa di incredibile, incredibile. Sì, un progetto davvero straordinario, che porterà
ancora più in alto le risorse incredibili e le eccellenze che già abbiamo del resto a Napoli. Esatto, esattamente. No, l'idea è questa, perché noi abbiamo alcune mancanze. La prima mancanza è per un professionista che ha una certa ambizione e vuole formarsi in un certo livello, dove deve andare al giorno d'oggi? È obbligato ad andare o all'estero o in un'università come la Bocconi. Invece quello che vogliamo creare è che un professionista campano, che magari lavora in una delle aziende del territorio, come ho detto all'inizio, ne sono tante, e tanti grandi manager lavorano sul territorio, ma non solo napoletano, immaginiamo il centro-sud. Noi abbiamo delle eccellenze del centro-sud che sono incredibili. Per farvi capire, io sono stato l'anno scorso in un'azienda che si chiama Angel di Vito Pertosa, che è l'azienda che sta sviluppando l'Hyperloop, cioè il treno ultraveloce che collegherà, diciamo, diverse tratte al mondo, oppure sta sviluppando le navicelle spaziali per far andare i privati sullo spazio. Cioè, queste cose sono fatte a Bari, e il proprietario mi diceva: io sto costruendo l'Hyperloop e non ho l'alta velocità Napoli-Bari. Cioè, pensate un po' che cosa è incredibile. Comunque, paradosso. Che paradosso. Comunque, quello che volevo dire è che ci sono tante realtà e tanti manager che hanno bisogno di formazione. Noi non vogliamo che queste persone debbano per forza andare alla Bocconi o per forza andare all'estero, ma possono trovare in IPE una formazione manageriale ed eccellenza, come appunto mettendo su una scuola. Infatti lo dicevo prima della diretta, mettendo su una scuola che deve coinvolgere però esponenti dell'industria, delle aziende e della cultura internazionale che vengono a Napoli. Come dico io a volte ai ragazzi, avere una mentalità internazionale non vuol dire per forza andare all'estero, ma vuol dire acquisirla. E per acquisirla uno può portare il mondo a Napoli e acquisire comunque una mentalità internazionale senza bisogno di fare come me, che bisogna girare il mondo. Quindi questa è un po' la nostra più grande ambizione. Giusto. La IPE Business School finora che riscontri di occupazione, di formazione, anche di soddisfazione di coloro che hanno usufruito dei vostri corsi? Esattamente. Allora, noi infatti, questa è una bellissima domanda, perché ad oggi, da 20 anni, se parliamo di formazione per neolaureati e laureati, noi ad oggi da 20 anni tutti i nostri allievi al termine del master lavorano entro 3-6 mesi. Faccio un esempio: i master sono terminati a fine luglio, quindi considerando che agosto è un mese fermo, quindi da settembre abbiamo avviato le attività di recruiting in piena pandemia, e ad oggi abbiamo l'84% di allievi che già lavora degli ultimi corsi master. E quindi sono passati 3 mesi e siamo convinti che, come ogni anno, raggiungeremo anche questa volta il 100%. Ma non solo, noi abbiamo avuto circa 1.800 allievi diplomati all'IPE Business School, e di questi il 50% lavora a Napoli. Cioè, e quindi come vi dicevo, questo è un miracolo che noi riusciamo a fare, e soprattutto io immagino la grande quantità di capitale umano, professionale, di intelligenza che noi abbiamo inserito sul nostro territorio grazie al nostro lavoro. Cioè, vuol dire, noi abbiamo inserito quasi 600 professionisti che lavorano in Campania, su Napoli o zone limitrofe, e che lavorano non arrangiandosi, lavorano come professionisti, con un contratto, in azienda, contribuendo quindi a quella crescita umana, sociale, intellettuale della nostra città. Quindi questi sono i risultati che ci rendono super orgogliosi. Naturalmente questo è possibile perché le aziende si fidano, e questo lo sottolineo, si fidano dell'IPE, si fidano degli allievi dell'IPE, si fidano dell'impostazione che noi riusciamo a dare ai nostri studenti. Quindi fino ad oggi, con orgoglio, diciamo che tutti i nostri studenti a termine del master lavorano sempre. E questo, ve lo dico, non accade per le grandi università, anche più blasonate. Noi abbiamo avuto una volta due gemelli, un ragazzo ha deciso di frequentare l'IPE, un altro ragazzo era un po' affascinato dall'idea di andare fuori e andò in una prestigiosa università del nord, non me la fate dire perché mi dispiace poi dirla, però avete capito. E alla fine
dei master, no, master iper, come ho detto, grazie al contributo dei partner, era, diciamo, costa meno di 4.000 euro. Il master dell'altra competitor dell'IPE, oltre 10.000, più vitto alloggio. Bene, al termine del master, il ragazzo che ha frequentato l'IPE ha lavorato subito in una Big Four, e il fratello è comunque riuscito ad entrare in una Big Four, ma dopo 2 mesi rispetto all'altro fratello. Quindi, considerando lo stesso risultato, un costo 5 volte tanto, e, oltre che tutta una serie di servizi. Quindi io direi, alla fine, ai ragazzi si riesce a trovare, a raggiungere l'obiettivo anche valorizzando le cose che avete intorno a voi, non c'è bisogno per forza di cercarle altrove, ok? Questo è importante sottolinearle. Dicevo, noi abbiamo il 100% di placement, ma non tutte le università ce l'hanno, anzi quasi nessuna riesce ad avere questi risultati in 6 mesi, ad avere il 100% di placement su tutti i master che hanno attivi. Considerate alcuni master, tipo il master risorse umane, diciamo, anche abbiamo avuto anche il 100% sul master risorse umane, che è un'area particolare, con persone che provengono da facoltà come lettere, psicologia, lingue, e questo è da dire. Noi abbiamo master in finanza, un master in bilancio, un master in marketing, un master in human resource, giusto per e quindi tutti questi riusciamo a ottenere lo stesso risultato su tutta la nostra offerta formativa. Sì, quindi a maggior ragione sono realtà che vanno fatte conoscere il più possibile. Vanno fatte conoscere, esattamente. In ultimo, oltre ai corsi della IPE Business School, anche tu hai pensato a qualcosa per aiutare le aziende, a una guida in particolare? Sì, sì. Io mi occupo, sono un ingegnere, ma sono appassionato anche di imprenditorialità. E un po', avendo lavorato 10 anni come consulente in giro per il mondo, non ho abbandonato questa mia anima da consulente, quindi ho una mia azienda di consulenza, ma mi occupo appunto di aiutare giovani professionisti ad aprire un'azienda. Di base, più che ad aprire, a delineare, a disegnare l'azienda sulla base della propria idea. Quindi ho disegnato una guida imprenditoriale, in questo momento in inglese, ma spero a breve di tradurre in italiano, che si chiama End Life Planner, che è una guida che aiuta una persona aspirante imprenditore ad avere davanti un percorso fatto di 25 passi da seguire per delineare e disegnare con successo un'idea imprenditoriale, che si parte dall'aspetto di approccio, si arriva all'aspetto di business strategy, di disegno dell'idea imprenditoriale con metodologie internazionali come la Blue Ocean, come il benchmark tra competitor, la Lean Startup e quant'altro, per arrivare poi all'aspetto più finanziario e di pianificazione strategica, come il disegno, la creazione dei prospetti finanziari e del business plan. E infine la parte di gestione del tempo. Quindi una volta che io ho imparato l'approccio, ho disegnato l'idea, poi la devo realizzare. E per realizzarla c'è bisogno appunto che i miei sforzi quotidiani siano in quella direzione, senza perdere tempo e tutta una serie di distrazioni che la vita oggi frenetica ci porta davanti. Quindi ecco, è una guida a 360 gradi per chi vuole disegnare una propria idea di business e vuole avere degli step da seguire, con una guida appunto creata da me, che ho inserito in questa guida oltre 12 anni di esperienza, tutta la mia, tra virgolette, anche esperienza sul campo, ok? Bene, ci conforta sapere che ci sia chi tiene a valorizzare le eccellenze nostre e a portarle sempre più in alto. Io ti ringrazio per questa intervista, per averci fatto conoscere sia la IPE Business School che la tua guida e il tuo percorso. Spero che sempre più persone possano conoscere e approfondire questa realtà, e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi e forza, che abbiamo abbiamo un capitale umano che non può essere sprecato, ce la faremo, dobbiamo portare, dobbiamo far tornare la nostra città tra le grandi al mondo, non in Italia, al mondo, che è quello il posto che merita. Assolutamente. Un saluto a tutti. Buona giornata. Buona giornata, Martina.